L'esercito russo, nel tentativo di reclutare nuovi candidati, ci prova con il rap. In un video pubblicato su YouTube si può vedere il funzionario Anton Kubakov rappare sulle virtù di uomini e donne in uniforme del paese. Le rime riguardano l'orgoglio dell'esercito e la cultura del servizio militare e specificano che la maleducazione e le imprecazioni non ne fanno parte. Il video è pensato per attirare nuove reclute in vista della scadenza del termine ultimo per il bando militare russo, ma sembra essere una campagna ardua a giudicare dalle opinioni di alcuni giovani interpellati per le strade di Mosca. Penso che questo video non influenzerà la scelta delle persone in alcun modo, perché nessuno vuole sprecare un anno della propria vita nell'esercito, quando si possono fare un sacco di cose utili per se stessi e per le persone intorno a noi. L'esercito russo, con circa 1 milione di militari, è ancora in gran parte dipendente dalle infrastrutture e le armi dell'epoca sovietica. Gli attivisti per i diritti dicono che dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 gli episodi di brutale nonnismo sono rimasti un tema attuale e l'esercito da allora è stato continuamente afflitto dalla corruzione. Nel 2011 l'alto procuratore militare ha detto che un quinto del bilancio è stato rubato o sottratto. Guardate cosa succede oggi nell'esercito. Guardate il comportamento del ministro della difesa. C'è quello che è stato rimosso dalla sua posizione, quello che ha rubato denaro dal paese e ha cercato di rovinare l'esercito, quello che ha tagliato il budget dell'esercito. Lasciate prima che risolvano i loro problemi, dopodiché possono provare a reclutare persone normali. Nel 2008 Anatoly Serzhukov, ex ministro della difesa, aveva sancito ambiziose riforme militari per essere poi licenziato nel mese di novembre. Ora è un testimone in un procedimento penale per frode e appropriazione indebita di beni del Ministero della Difesa.